Un saluto a tutti i lettori di HD Blog, parliamo ancora di terminali Windows Phone 8 con HTC 8S. Si tratta di un terminale molto interessante che completa la gamma di terminali Windows Phone 8 di HTC insieme ad HTC 8X. HTC 8S arriva sul mercato italiano ad un prezzo di 299€ e al momento è il terminale Windows Phone 8 più economico presente nel nostro paese. Passiamo subito ad esaminare il contenuto della confezione, una confezione minimalista come ci ha abituato HTC con la sua recente produzione di terminali sia Windows Phone che Android. Si tratta di un modello commercializzato da TIM, diremo successivamente che la personalizzazione software di TIM non è poi così invasiva se si eccettua il logo presente in fase di avvio del terminale, che vedremo successivamente, e alcune applicazioni che però possono essere tranquillamente disinstallate come qualsiasi altra applicazione di Windows Phone. Passiamo subito all'esame del contenuto della confezione, all'interno della quale troviamo naturalmente il nostro HTC 8X. E sotto questa sportellina di protezione troviamo la consueta manualistica, trattandosi di un modello TIM abbiamo un po' di manualistica anche di TIM, il manuale d'uso e il consueto set di accessori standard dei terminali HTC. Abbiamo il caricabatterie, che non si discosta da quello che abbiamo visto nei terminali Android, un tradizionale paio di cuffie in-ear molto semplici, non si tratta naturalmente delle cuffie Beats Audio, e infine il cavo micro USB. HTC 8S, diciamo subito che è un terminale che è molto ben realizzato. Da questo punto di vista dobbiamo fare i complimenti ad HTC, che ha scelto una filosofia a nostro avviso molto, molto interessante per quanto riguarda anche il segmento medio. Parliamo di un terminale che, abbiamo detto, arriva sul mercato italiano ad un prezzo di 299€, ma dal punto di vista delle finiture e della qualità costruttiva HTC 8S ripropone gli stessi tratti caratteristici e la stessa qualità che abbiamo già visto con HTC 8X. Quindi una scocca unibody, la definiamo unibody anche se diremo successivamente questo sportellino si può rimuovere e nasconde il vano della SIM e della micro SD, una finitura gommata che è la stessa che abbiamo visto anche nel caso di HTC 8X, un display che ha un vetro Gorilla Glass, quindi una soluzione che troviamo comunque integrata nei terminali di un certo livello, e una design che riprende in maniera fedele quello che abbiamo visto con HTC 8X. Abbiamo detto anche nel nostro blog, HTC 8S ci ha ridato il piacere di utilizzare un terminale di fascia medio-bassa, ma comunque molto piacevole da utilizzare anche con una sola mano. Riassumiamo brevemente le dimensioni del terminale, che sono pari a 12,5 mm x 63 mm per uno spessore di 10,28 mm. Non è il terminale più sottile in assoluto che proviamo, ma è comunque uno spessore che non è sicuramente fastidioso, anche, abbiamo detto, grazie a questi bordi che sono smussati. Il peso è di 113 grammi, quindi si tratta di un terminale molto leggero e molto pratico da maneggiare. Per avere un parametro di riferimento lo possiamo confrontare con un terminale sicuramente di un'altra fascia di prezzo, di un'altra fascia di dimensioni anche, ovvero HTC One X basato su Android e con il Nokia Lumia 710, che è il terminale che nel 2012 si è collocato grosso modo nella stessa fascia di mercato di HTC 8S. Era uno dei primi terminali basati su Windows Phone di fascia media. Grazie alle dimensioni che abbiamo descritto in precedenza, grazie a un display di 4 pollici, rappresenta un compromesso molto convincente tra i terminali molto generosi in termini di dimensioni come HTC
One X e il Lumia 710, che era un terminale ancora più compatto. HTC 8S ha un, abbiamo detto, un display da 4 pollici con risoluzione da 800x480 pixel, un rapporto tra la diagonale dello schermo e la risoluzione che ci restituisce un valore di densità di pixel superiore ai 200 pixel per pollice, quindi dobbiamo dire che non appare eccessivamente penalizzante. Nella parte superiore abbiamo un altoparlante con un LED che ci notifica, non un LED di notifica, ma un LED che ci segnala le attività di ricarica, la ricarica della batteria, quando la batteria si sta scaricando e quando è terminato il processo di carica. Nella parte inferiore abbiamo i 3 tasti soft touch che sono integrati nell'unico elemento in vetro che quindi copre tutto il frontale. Non si tratta di un elemento separato, ma è il frontale in vetro Gorilla Glass che prosegue sino ad inglobare la zona dei 3 tasti indietro, home e ricerca. Nella parte posteriore abbiamo la fotocamera da 5 megapixel con autofocus e flash a LED, e si tratta di un obiettivo che ha una apertura f2.8, un'ottica da 35 mm. HTC 8S è in grado di registrare video sino a risoluzione massima di 720p, a differenza di HTC 8X che registra video sino a 1080p. Sempre dotato della tecnologia Beats Audio, e nella parte inferiore della scocca abbiamo l'altoparlante esterno. Abbiamo parlato di questo piccolo particolare che caratterizza a livello estetico il device, ma ci permette anche di accedere allo slot della scheda micro SD e allo slot della scheda SIM. Diciamo subito che la HTC non fornisce in dotazione una scheda micro SD e consigliamo subito di installarla, perché il quantitativo di memoria integrato nel terminale non è tale da consentire all'utente di andare a sfruttare ad esempio la fotocamera senza impoverire la memoria interna. La memoria interna, diciamo subito che appare come uno dei limiti di HTC 8S, perché è pari a 4 GB, ma di fatto sono disponibili poco più di 1 GB all'accensione per installare le applicazioni. Il tasto di accensione è collocato superiormente troviamo anche il jack per le cuffie, mentre sul lato destro troviamo il consueto tasto di attivazione della fotocamera e il bilanciere del volume. E ci troviamo subito di fronte all'interfaccia utente Windows Phone 8 che abbiamo già personalizzato iniziando ad utilizzare il telefono. Diciamo qualcosa in più sulla piattaforma hardware di HTC 8S. Diciamo subito che utilizza un processore Qualcomm S4 Plus con un'architettura condivisa con il modello superiore, con HTC 8X, ma una frequenza di funzionamento inferiore dei due core, che non funzionano più a 1.5 GHz ma ad 1 GHz. L'acceleratore grafico è l'acceleratore grafico Adreno 305, non più l'Adreno 225. Il quantitativo di memoria RAM è stato portato da 1 GB di HTC 8X a 512 MB di HTC 8S. Diciamo subito che si tratta di una piattaforma hardware, comunque, pur non essendo al top, è comunque una piattaforma molto, è comunque recente, ha un'architettura a 28 nanometri, un'architettura condivisa con il modello superiore che è particolarmente efficiente, lo stiamo notando anche dal punto di vista non solo delle prestazioni ma anche dei consumi. HTC 8S utilizza una batteria da 1700 mAh, questo aspetto a nostro avviso rappresenta uno dei punti di forza del terminale. Stiamo utilizzando il dispositivo da circa 3 giorni, abbiamo notato che l'autonomia è comunque molto molto buona, anzi la possiamo definire HTC 8S al momento il miglior Windows Phone 8 che abbiamo utilizzato sino ad ora per quanto riguarda le prestazioni dell'autonomia. Abbiamo superato senza difficoltà il giorno di utilizzo e questo è un dato molto molto interessante per un dispositivo che deve naturalmente rimanere sempre connesso al web. E diciamo che HTC 8S, essendo arrivato sul mercato dopo HTC 8X, può già contare sulla piattaforma, sulla release software più aggiornata di Windows Phone 8, ovvero la release 10.211.204. Quindi si tratta
dell'aggiornamento cosiddetto portico che alcuni terminali Windows Phone 8 stanno ancora attendendo, HTC 8S lo utilizza già. Tra le novità introdotte da questo aggiornamento, una molto interessante, abbiamo subito iniziato ad utilizzarla, ovvero la possibilità di continuare a mantenere attiva la connessione Wi-Fi nel momento in cui utilizziamo il terminale con la nostra rete Wi-Fi domestica. Restando in tema di connettività, diciamo che HTC 8S è dotato della connettività Bluetooth 3.1, del Wi-Fi, che l'abbiamo detto, è di tipo B, G ed N, e di un GPS che è compatibile sia con le reti GPS sia con le reti GLONASS, quindi dovrebbe garantire delle prestazioni particolarmente interessanti dal punto di vista anche del modulo GPS. Parliamo di Windows Phone 8 brevemente. Ogni volta che noi torniamo ad occuparci di Windows Phone 8 notiamo come questa interfaccia, che apparentemente potrebbe sembrare molto molto uguale a se stessa, in realtà è in grado di adattarsi quasi in maniera dinamica con il nostro intervento, comunque alle esigenze che l'utente ha. Abbiamo scelto un layout ulteriormente nuovo rispetto a quello che avevamo utilizzato in precedenza, un layout che ci permette di avere ad esempio sotto controllo sempre i contatti preferiti e un sistema di notifiche che, pur mancando a livello di centro di notifiche, è comunque integrato grazie alle notifiche che vengono inviate ai vari live tiles. Le prestazioni di questo HTC 8S in prima battuta ci hanno convinto positivamente, perché pur non essendo dotato del medesimo processore Qualcomm S4 da 1.5 GHz del modello superiore, non permette di percepire delle apprezzabili differenze nella gestione della UI. Chiaramente la UI di Windows Phone 8 è sempre molto semplice e leggera, semplice da gestire e leggera, ma dobbiamo dire che delle vere e proprie differenze in termini velocistici rispetto al modello superiore in questa prima fase di utilizzo non le abbiamo notate. Abbiamo installato anche un po' di applicazioni per vedere se effettivamente c'è una differenza in termini di reattività, ma possiamo dire che anche nel caso delle applicazioni provate, le applicazioni si muovono sempre agilmente, possono, sia a livello di gestione sia a livello di caricamento della stessa applicazione. I 512 MB di memoria RAM, che rappresentano un primo limite dei terminali Windows Phone 8 di fascia medio-bassa, a nostro avviso non ci sono sembrati per il momento così penalizzanti. Abbiamo utilizzato le tradizionali applicazioni che avevamo anche utilizzato con il precedente modello senza riscontrare delle particolari limitazioni. Abbiamo detto nel nostro blog che le limitazioni comunque esistono con alcune applicazioni, nel nostro caso tuttavia, forse per le applicazioni usate, non sono emerse in maniera evidente. Quindi in questo caso dobbiamo dire che almeno per quanto riguarda questo primo periodo di test non abbiamo notato delle prestazioni penalizzanti legate al quantitativo di memoria RAM e al processore dual core da 1 GHz. Dopo pochi giorni di utilizzo, dopo 3 giorni di utilizzo, abbiamo quasi esaurito completamente la memoria di sistema, la memoria interna. Il sistema continua a occupare, come abbiamo visto anche negli altri modelli Windows Phone 8, circa 2 GB, 1 GB e 9,90. Le applicazioni, ne abbiamo 413 MB di applicazioni, poche foto, solo 1,84 MB, ma il vero problema evidenziato da molti utenti è questa cartella altro, all'interno della quale confluiscono tutta una serie di contenuti come la cronologia del browser, come i file temporanei del browser, che contribuiscono a far lievitare lo spazio occupato andando ad impoverire la memoria interna.
Per il momento non abbiamo trovato ancora una soluzione, probabilmente la troverà Microsoft con un aggiornamento software. HTC 8S sarà oggetto di ulteriori approfondimenti nei prossimi giorni, valuteremo l'aspetto della fotocamera, l'aspetto ancora meglio, l'aspetto delle prestazioni velocistiche e degli altri principali comparti hardware del device. Per quanto riguarda questo primo approfondimento dedicato ad HTC 8S è tutto e vi diamo appuntamento ai successivi approfondimenti.